Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un thriller psicologico americano intitolato Mine. Attenzione spoiler! Buona visione! Il film inizia con un marine americano di nome Mike che saluta una giovane donna all'aeroporto e vola su un elicottero per una nuova missione. Nella scena seguente, Mike e il suo spotter Tommy sono piazzati su una collina guardando il deserto, aspettando che un bersaglio arrivi. Tommy è un chiacchierone di natura, mentre Mike è un uomo più serio. Notano un gruppo di persone a piedi in un lato e dall'altra parte diversi veicoli armati. L'obiettivo di Mike è un 65enne terrorista Saeed Asif. Mentre Tommy e la voce nella radio cercano di far fare a Mike centro, realizza che il gruppo si è riunito per un matrimonio e l'obiettivo potrebbe essere il padre della sposa. La situazione si complica quando i due sposi bloccano la visuale. Viene ordinato a Mike di colpire anche lo sposo per uccidere il bersaglio, ma lui non riesce a togliere una vita innocente. Mike mente al suo comando dicendo che ha perso l'obiettivo. La coppia viene vista dai soldati che stavano proteggendo la cerimonia e una sparatoria avviene subito dopo. L'obiettivo immediatamente scappa, mentre Mike e Tommy vengono forzati a ritirarsi quando degli uomini armati iniziano a inseguirli. Mentre corrono, danneggiano il loro GPS e si nascondono dietro una roccia. I terroristi iniziano a camminare verso di loro quando Mike riesce a distrarli e a mandarli in un'altra direzione. Dopo essere riusciti a scappare, il duo richiede un'evacuazione, ma gli viene detto che devono attraversare il deserto di fronte loro e arrivare in un villaggio che dista 5 ore, dove potranno essere estratti. Iniziano a camminare, tra una tempesta di sabbia e il calore bruciante. Tommy, nel frattempo, intrattiene Mike con le storie di suo figlio a casa. Vedendo Mike silenzioso e apparentemente turbato da qualcosa, Tommy forza Mike ad aprirsi. Lui rivela che sta avendo delle difficoltà con la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Jenny. Tommy lo prende in giro per essere così spaventato, ma gli dà un consiglio dicendo che all'inizio i matrimoni possono essere difficili, ma col passare del tempo ti ci abitui. Mentre passano il deserto, il vento porta un segnale di avvertimento giusto sotto i loro piedi. Mike prende seriamente il segnale, dicendo che 33 milioni di mine sono state sotterrate nel deserto negli ultimi 40 anni. Tommy lo rassicura dicendo che è solo un trucco barbaro per tenere i nemici distanti. Mike procede comunque cautamente, preoccupato dal segnale di pericolo. Tommy cammina all'indietro alcuni metri davanti Mike, facendo venire piccoli attacchi di cuore al compagno a ogni passo. Improvvisamente si sente un click, e un'esplosione segue subito dopo. Tommy ha calpestato una mina. Mentre diventa temporaneamente sordo, Mike fa un passo verso Tommy e sente un altro click dove il suo piede si è appena posato. Si ferma scioccato. La polvere provocata dall'esplosione inizia a disperdersi. Tommy è sopravvissuto all'esplosione, ma la sua gamba sotto il ginocchio deve essere amputata. Lo spotter urla e trema di dolore, mentre Mike, incapace di muoversi, prova a calmare l'amico. Quando niente sembra funzionare, Mike tira fuori il figlio di Tommy e ciò gli dà un po' di motivazione per iniettarsi una siringa di morfina. Tommy prova quindi a raggiungere la radio, ma il dolore lo tormenta di nuovo. Vedendo il suo compagno dolorante, Mike si offre di togliere il piede dalla mina, per poterlo aiutare. Mike specula che forse la mina che ha calpestato è vecchia e non funziona. Tommy avvisa di non farlo e per dissuadere Mike, tira fuori la sua pistola e se la punta in testa. Dice a Mike che deve sopravvivere qualsiasi cosa accada e si suicida. Mike urla impotente di dolore. È intrappolato nel deserto da solo e non può muoversi. Si stanca presto di stare in piedi e si mette in ginocchio. Realizza che deve in qualche modo prendere la radio vicina a Tommy, a diversi metri di distanza. Lega il suo laccio delle scarpe a un'ascia per tirare la borsa con la radio verso di sé. Tuttavia, scopre che la batteria della radio è scarica e il ricambio è sul corpo di Tommy. Mike è sconsolato, ma riesce a pensare a un piano improvvisato per caricare la batteria con il sole, e riesce quindi a contattare i superiori. Richiede immediatamente l'evacuazione, ma gli viene detto che l'elicottero di soccorso non può volare alla sua posizione a causa delle frequenti tempeste. Se tutto va bene, un convoglio lo salverà tra circa 52 ore. Mike è frustrato dalla risposta. Il maggiore gli suggerisce quindi di scavare un buco e saltarci dentro, portando solo a una non letale perdita di un arto. Mike decide di resistere e aspettare soccorsi, settando quindi il timer sul suo orologio. In quel momento, una tempesta gigantesca lo colpisce con tutta la sua forza, ma riesce a superarla senza muoversi. Quando finisce, la prima cosa che realizza è che la tempesta ha portato il corpo di Tommy e la batteria di scorta proprio a fianco a lui. Purtroppo però, la radio è stata portata troppo distante da lui. Le ore passano e Mike finisce l'acqua e diventa talmente disperato che pensa di suicidarsi.
Nota quindi un beduino arrivare verso di lui, camminando a zigzag. Mike prova ad avvertirlo delle mine, ma lui imita le sue azioni, prendendolo in giro. Mike prova a spiegargli la situazione, ma lui insiste che deve fare un passo avanti. Prende quindi la borraccia di Mike e scompare nel deserto. Completamente disidratato e disperato, Mike inizia a bere la sua stessa pipì, quando vede una bambina camminare verso di lui con la borraccia. La passa a Mike, e lui è sollevato nel trovarla piena. Anche se la bimba non parla mai, utilizzando dei soldatini dice a Mike che deve spostarsi dalla mina e andare avanti. Mike le dice che non può muoversi e le chiede di portargli la radio, ma lei non capisce. Disperato, inizia a urlare spaventando la ragazza che scappa via. Arriva presto la notte, e la temperatura inizia a calare. Mike accende un fuoco per scaldarsi, ma inizia a sentire versi di animali selvatici. Tira quindi fuori il suo telefono e guarda la foto della sua ragazza per rimanere distratto. Trova un video da parte sua, dove lei gli dice che lo sta aspettando. Mike deve vincere la guerra e tornare da lei il più presto possibile. Lui si emoziona e ha paura che non la rivedrà mai più. Stanco di tutto quello che gli sta accadendo, inizia ad addormentarsi, ma si risveglia quando scopre che il fuoco si è spento. Si ritrova quindi circondato da animali selvaggi. Cerca di spaventarli con la pistola, ma fallisce, e gli animali portano via il corpo di Tommy. Uno di essi inizia ad avanzare verso di lui, ma utilizzando la torcia Mike gli spara. L'animale atterra su una mina, causando un'esplosione e spaventando gli altri. Arriva il mattino, e lo stesso beduino ricompare di nuovo. Gli dice che è molto fortunato ad essere sopravvissuto così tanto, dopo aver calpestato una mina e trascorso la notte nel deserto con animali feroci. Lui gli consiglia di nuovo di muoversi avanti, ma Mike non lo soddisfa. Il soldato gli dice che probabilmente sa la posizione delle mine perché cammina sempre seguendo un percorso. Il beduino risponde che non sa dove siano le mine e che cammina a zigzag perché è più sicuro che camminare dritti. Mike gli chiede quindi di nuovo di farsi passare la radio. Il beduino finalmente accetta e le la porta per poi andarsene. L'uomo controlla il suo orologio, mancano ancora 24 ore all'arrivo dei soccorsi. Lentamente inizia ad avere le allucinazioni e Mike vede Tommy svegliarsi dalla morte. La figura immaginaria motiva Mike e gli dice che uscirà da lì vivo. Il sole tramonta di nuovo e Mike inizia a pensare a tutti gli errori che ha fatto nella sua vita. Inizia a pentirsi di aver lasciato la sua fidanzata Jenny da sola e di essere andato in missione. Si ritrova di nuovo circondato dagli animali e questa volta nemmeno l'esplosione delle mine gli spaventa. Mike inizia a sparare alla cieca nel buio, ma le bestie lo attaccano lo stesso. Si perde nei pensieri mentre combatte con loro, e quando il sole sorge, Mike torna di nuovo alla realtà. Tutti gli animali che l'avevano attaccato giacciono morti intorno a lui. Sebbene fosse in inferiorità numerica, è riuscito a ucciderli tutti. Mike è rimasto nel deserto da solo, con un piede su una mina senza muoversi per 45 ore. Riceve quindi una comunicazione dai suoi superiori che lo informano che i soccorsi stanno tardando, e gli chiedono se può resistere per altre 17 ore. Avendo già superato il punto di rottura, Mike risponde che non riesce ad andare avanti. Il maggiore gli dice quindi che c'è qualcuno che vuole parlare con lui, e Mike sente la voce di Jenny. Lui inizia freneticamente a scusarsi, per aver incasinato tutto e distrutto tutto ciò che ha toccato. Inizia quindi ad allucinare, e vede Jenny seduta in un divano davanti a lui nel deserto. Prova a raggiungerla, ma non ha le energie per farlo. Sta per crollare, quando il beduino lo prende al volo sbucando dal nulla. L'uomo inizia a curare le sue ferite e gli dice di quando ha calpestato una mina lui stesso, portandogli via una gamba. Dice a Mike che aver perso la sua gamba è stato come aver perso tutto nella sua vita. Tuttavia, il dolore della perdita è completamente svanito quando ha rivisto sua moglie e sua figlia. Dice che qualsiasi cosa ti accada nella vita, bisogna andare avanti. Mike risponde all'uomo che è fortunato, perché sua figlia che gli ha portato l'acqua ha un sorriso stupendo come quello del padre. L'uomo risponde che non ha più una figlia, è morta calpestando una mina in una delle loro uscite insieme, dove disotterravano mine e le rimpiazzavano con lattine. Mike ascolta sbalordito. Il beduino dice che è contento che sua figlia sia andato a trovarlo, ma deve veramente andare avanti adesso. Detto ciò, se ne va. Mike vede la figlia di nuovo, ma scompare velocemente nel vento. L'uomo inizia ad allucinare di nuovo. Vede suo padre abusivo che picchiava sua madre mentre lui guardava impotente. Vede sua madre malata terminale, e il tempo stupendo passato con la sua ragazza. In quel momento, sente alla radio che il team di soccorso sta arrivando e che deve dire la sua posizione esatta. Prende quindi un flare, ma prima che riesca ad accenderlo i terroristi di prima iniziano a sparargli dalla collina. I spari attivano una mina vicina che spedisce il segnalatore lontano dalla portata di Mike.
Prova a rispondere al fuoco, ma è troppo debole. Si ricorda quindi della sua fidanzata e la usa come stimolo. Utilizza la sua pistola per sparare al terreno, attivando così le mine e creando una cortina di sabbia e fumo, nascondendolo dai nemici. Prende quindi il suo cecchino ed elimina i terroristi. Col team di soccorso che sta arrivando, il segnalatore è ancora troppo distante. Mike si ricorda delle parole del beduino: devi continuare ad andare avanti. Prende un bel respiro e fa un passo. Non accade nulla, nessuna esplosione. Scopre che la mina che aveva calpestato era una lattina, piazzata probabilmente dalla figlia del beduino quando era viva. Le parole dell'uomo gli tornano alla testa. Per tutto questo tempo, gli avevano detto di andare avanti con la sua vita e tornare dalla sua fidanzata. Ciò gli ricorda che poteva farlo, e l'unica cosa che l'ha fermato è stata la sua paura. Mike è sollevato di essere vivo, nonostante le ferite non mortali subite durante la sparatoria. Scoppia a piangere, forse è sollevato nel sapere che è salvo oppure è arrabbiato per non aver realizzato prima la situazione corretta. Accende quindi il flare e collassa a terra. Il team di soccorso lo trova e ritorna a casa. All'aeroporto, Jenny lo aspetta con lacrime di gioia negli occhi. Ancora prima di abbracciarlo, si mette in ginocchio come aveva fatto nel deserto e le propone di sposarlo, promettendole di non lasciarla mai più. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.